Siamo a Codogno, in una delle piazze centrali del paese che è salito alla ribalta delle cronache per i contagi da coronavirus e, come possiamo vedere, le persone che a quest'ora sono nelle piazze e nelle vie sono davvero poche. Lo stesso anche nei locali. C'è preoccupazione e c'è anche paura tra gli abitanti del paese. I primi contagiati sono stati un 38enne residente a Codogno e nato a Castiglione d'Adda. La positività è stata confermata ufficialmente dall'Istituto Superiore di Sanità. Sua moglie è incinta di 8 mesi, insegnante ma in maternità da settembre con un'attività di famiglia legata a un negozio. Un amico e le altre persone contagiate sono arrivate all'ospedale di Codogno nella notte con un quadro clinico di polmonite, compreso il medico di base del 38enne. In isolamento altre 250 persone. Inizialmente era stato chiuso solo il pronto soccorso dell'ospedale di Codogno. È appena uscito dall'ospedale. Sì, c'è mia mamma che si è operata stamattina. Com'è la situazione? Ma a me mi sembra troppo clamore. Io sono appena arrivato, però mi sembra tranquillo. Però la precauzione della mascherina è importante. Sono andato a prenderla a Codogno, ma non ce n'è nemmeno una. E me l'hanno dato loro gentilmente, sì. Quindi sono attrezzati qui? Sì. Nel pomeriggio poi l'intero ospedale è stato chiuso e tra la gente cresce la preoccupazione. Casino qua a Codogno ormai. Dicono che non si può uscire in quarantena, le banche hanno chiuso, i bambini a scuola. Questo è quello che ho sentito in giro. C'è grande preoccupazione? C'è grande preoccupazione, normale. Tutti i bambini che escono dalla scuola. Quella è la cosa. Perché non li prendevano prima questa gente? Non si presentavano un po' prima, sono anche incoscienti, perché se vado a cena con un cinese il giorno appresso vado all'ospedale, vado da un dottore. Come mamma è preoccupata? Abbastanza, non vedo l'ora di andare a prendere mio figlio, poi ci chiudiamo in casa e per me prendo i miei figli e mi chiudo in casa. Stasera dovevo andare a lavorare e ho rifiutato anche di lavorare, quindi preferisco così. Precauzione non è mai troppo? No, certo, anche perché io dovrei partire mercoledì per gli Stati Uniti, ma credo che a questo punto non mi faranno partire. Ho visto dei ragazzi con la mascherina, tra l'altro con la mascherina tirata fino qua con il naso fuori e secondo me si prende come un'influenza normale, mi dicono, quindi basta lavarsi le mani. Poi ovvio, bisogna evitare i posti chiusi. Sotto la lente le scuole, chiuse non solo a Codogno ma anche a Casal Pusterlengo e a Castiglione. Approfitteremo della pausa di carnevale durante la quale le attività didattiche sono sospese, ma non gli uffici, quindi per mettere in pratica un piano di disinfestazione di tutte le aule, preventiva, cautelare. Alcuni genitori sono molto allarmati e in effetti abbiamo ricevuto parecchie telefonate, i genitori spesso ci arrivano a scuola in queste ore e chiedono di poter portare a casa i loro figli. Ci sono alunni di origine cinese qua? Sì. Risultano in tutti gli ordini, cioè sia nella scuola dell'infanzia che nella primaria che nella secondaria, ma nessuno di loro è tornato di recente dalla Cina.